Eccomi qui, oh! Eccomi qui! E non mi sa, comincia a essere freddo, però oggi è stato più caldo, eh! E oggi è stato più caldo perché c'è state le scie chimiche, tutto chimico, tutto artificiale, chi il tempo manovrato da questi esseri caduti nell'oblio satanico infernale, questi demoni che vogliono distruggere il pianeta Terra, come hanno fatto al pianeta Mallona, dove abitava il demonio prima. E allora Mallona è stato annientato, distrutto dal demonio stesso che lo governava. Pensa un po', ha distrutto, annientato il proprio pianeta d'origine, poi si è trasferiti su Marte, il demonio in persona, poi sai, i suoi demoni si sono trasferiti su Marte e dopo milioni di anni, mentre il pianeta Terra e la Luna si formavano, e si sono trasferiti da Marte sulla Terra e a portare scompiglio, divisione e distruzione qui sulla Terra. E infatti ce la stanno facendo qui a distruggere tutto il pianeta, povero pianeta Terra, tutto pieno di rubacci, di schifo. Guarda il calendario mio, eccolo il calendario mio, guarda. E il fotografo mi ha fatto il calendario, guarda un po', guarda un po' il calendario mio, guarda un po'. Guarda, lo schifo, la discarica ce l'ho aperto, guarda. Tutti i diavoli in testa terra che si sfoghino contro l'ecosistema senza che si rendene conto che dopo la fine non si rendene conto che è come se ce l'hanno contro di loro stessi. Perché se ce l'avemo contro l'ecosistema, alla fine famo un danno anche a noi stessi che ce l'abitiamo in questo ecosistema. Bisogna non sottovalutare questa faccenda, bisogna sostenere l'ecosistema, a non distruggerlo. Bisogna assolutamente a mantenere integro questo pianeta Terra che ci ospita, grazie a Dio che ce l'ha donato come nostra madre, chi che ci ospita, E gli dobbiamo essere grati, guarda gli adesivi e anni 80, cosa dici? Questo un tanti anni 80, forse se era più arancione fosforescente era anni 80. Dopo guarda, diversi adesivi, tutto per il sostentamento mio, per mio figlio e per la mia situazione. Chi è che li vuole, li pia, chi è che non li vuole me può sostenere a gratis guardando il tempo in cui uno occupa guardando il filmato mio. Non è visualizzazioni che ti dà credito, purtroppo non è le visualizzazioni, è il tempo in cui occupa uno nel filmato. Guarda, questo è il formato più grosso del calendario. Dopo c'è Paolo Suprà. Chi ci vuole a Vito Pardo? Però Vito Pardo la prossima volta, adesso sarà offeso Vito Pardo che non ho ripreso a lui della foto. Guarda, dopo c'è chi. Questo è il formato più grande, ovviamente costerà di più perché tanto il formato più grande costa, i pezzi più grossi costa sempre di più. Te volevo dire che ognuno fa come gli pare, nessuno è costretto. Se uno vuole sostenere la mia opera c'è pure i calendari, Ovviamente non è che fa il calendario nudo, perché tanto chi è? Io non piaccio a nessuno, piaccio solo a Dio. Quindi non gliene frega niente del calendario. E poi io non è che faccio trash, non è che faccio trash come Di Pre, Giuseppe Simo oppure altri miti e eroi di YouTube che pare chissà cos'è, invece alla fine è tutta zuzzura, niente fatti. L'anima dopo si marcisce facendo le cose brutte e egoistiche. Guarda un po', non ti ho fatto vedere questo. Siccome se sta fanotte, oggi è il 13 dicembre 2014, mi sono messo il giacchettino. Me l'ho acchiappato col piede, prima l'ho spurcato. Eccoci, guarda, te faccio vedere un attimo. Chi è che li vuole acquistarsi i calendari? Basta che mi scrive info@matteomontesi.tv e mi scrive e io gli dico quanto costa. E ovviamente c'è i prezzi, siccome non è in stampo industriale costa di più perché il fotografo li stampa uno ogni morta de papa. Se era stampo industriale costava di meno, Allora adesso detto questo, io mi proteggo contro il demonio tramite il rosario, l'arma contro il demonio, l'arma contro il maligno. A posto. Allora adesso tiro fuori questa arma potente contro gli assalti del demonio e dopo ti faccio vedere un attimo il panorama prima che si fa notte del tutto. Eccolo qui, va il rosario, a due passi. Io dove che mi trovo c'ho il cimitero, a due passi di chi c'ho il cimitero, c'è i zombie qua su. Un attimo, ti faccio vedere, va
il luogo dove riposano i corpi zombie qua su sopra, qua dietro, e che ci dobbiamo avere rispetto per i defunti, perché alla fine faremo la stessa fine, però il corpo fa quella fine lì, non l'anima. L'anima si stacca dal corpo uscendo dalla bocca e va nella dimensione dell'amore. Guarda un po' Castelfidardo dietro di me, guarda un po' Castelfidardo. E adesso se fa notte mi metto a posto l'albero della vita, perché mi si è spostato, è andato in letargo, allora ogni tanto si sposta, aspetta, ecco qua. Allora, adesso io ho detto questo, guarda che bel panorama, oh, che bel panorama, c'è Fratello Vento che mi è venuto a trovare. Fratello Vento, mi sei venuto a trovare? Non fa tanto rumore in la videocamera, che sennò fa il fruscio. Allora, guarda lì che spettacolo oggi, Adè mi fa una foto di presentazione, la metto sotto a su tre piedi, contemporaneamente e in contemporanea faccio questa produzione video, per te che mi stai a guardare, un attimo che mi distolgo un attimo da sa faccenda per fare questa fotografia, Non è che mi casca giù sul cellulare, no? Mi casca giù, niente, non è buono per fare la foto qui. Allora io metto questo qui, un attimo. Allora, voglio vedere se mi viene un qualco. Mannaggia. Chi è? Oh, sento dei passi. Cos'è? Uno zombo, niente, non mi viene. La faccio così, va. Senza service faccio. Faccio la foto senza service, aspetta, Mi dicono tutti senza service. Aspetta, Allora, off, guarda, ho messo il coso delle off, guarda, così, guarda, con la videocamera, te faccio vedere a te, guarda, nella foto, guarda, Adesso la faccio così, se vede Castelfidardo, guarda. Oh, vedi, è venuta qualcosa, te fa vedere pure a te, ti rendo partecipe di tutto, vedi? Ora un po', pare uno spauracchio, va. Uno spauracchio, so. Adesso, aspetta, mi metto paura da per me. Aspetta, Oh, vedi? Mi è venuto qualcosa. Non è venuto niente, oh. Non viene, oh. Tutto smosso, è un mascello sul cellulare, oh. Tutto smosso, non c'è niente, non c'è santi che tiene. Non viene, guarda che macello, che schifo di foto, guarda che fa. Non vale niente. Però niente non è. Aspetta, Non la devo spostare perché dopo è ritardato lo scatto. Quanto mi dà fastidio i scatti ritardati. Praticamente scatta dopo 5 secondi. Guarda un po' com'è venuta. Oh, è venuta così. Anzi che non ho rotto l'obiettivo. Aspetta, Adesso sono andato giù un chilometro, chissà com'è venuta. Sono andato giù così con la ma quando scatto. Ma com'è? Com'è che mi viene tutta storta sbiega, dai, meglio di niente, niente non è, dai, sempre quella dico alla fine, oh, sempre quella dico. Allora, eccomi qua, chi c'è? Castelfidardo, la parte antica, come al solito, so chi è rigido, se sta a fa rigido, e il clima è ormai rassegnato, e i quattro elementi però non se ne sono rassegnati, si è incazzati. È molto arrabbiati contro l'uomo ingrato, contro il Padre Eterno, perché non ne piove né più. E allora presto, adè 5 mesi che non piove più bene qui nelle Marche, 5 mesi che non piove più. Ha fatto 2 gocce di sabbia, ha sporcato tutte le macchine, ha fatto 10 minuti di pioggia in questi 5 mesi e non ha fatto più nient'altro. E il fiume Musò va giù perché c'è la diga, gli ha assicurato con l'acqua lì per irrigare i campi. E ha assicurato per 6 mesi l'acqua continua, infatti ancora va giù l'acqua che c'è sul bacino idraulico,
Però prima o poi andrà via con l'acqua se non piove e non fa niente. Adesso questo è un periodo de più secca in assoluto. Te pensa che fino ai primi anni 90 più uea le piogge, 3-4 giorni a settimana più uea, 2 giorni c'era il sole, 2-3 giorni c'era il sole, sennò più uea sempre. Invece adesso non piove più, oh, non piove più, non c'è niente più da fare, oh. Non c'è niente più da fare, te non ci credi, ma è così. Se da Bologna in su ha piovuto, a me non mi può fregare di meno, è chi che non ha piovuto niente? Non ha piovuto niente, niente, i fiumi secchi, il fiume Potenza è secco e va giù, si è stagnato, si è fermato addirittura. E il fiume Chienti si sta quasi fermato, va giù solo un rimasuglio di acqua. E Pietro Lavini, l'eremita della Gola dell'Infernaccio, che sta, gli ha preso una toccatina, è cascato giù da punto in bianco, puretto, perché non ne pole più, ha faticato troppo, no? Ha costruito una chiesa da per lui nell'arco dei 70 anni, 70 anni di chiesa ha costruito, pensa, tutto da solo, il muratore di Dio lo chiama, ne sta alle torrette che se sta, pare che ripià, se sta ripià. Adesso ne fa sapere quelli dell'eliambulanza. Davide, Diego, fatemi sapere qualcosa dell'eliambulanza laggiù, come sta Pietro Lavini. Fatemi sapere che lui viene a trovare lo ripio, se si può. Dentro l'ospedale c'è la privacy, non si può ripiare i malati, però quando si sente in tanti meglio lo devo ripiare Pietro Lavini, lo devo venire a trovare. Fatemi sapere, Diego e Cosoli, fatemi sapere qualcosa. Allora Cosoli, Pietro Lavini ha detto che col torrente che va giù, il fiume della Gola dell'Infernaccio, una volta andava giù gli ammassi d'acqua, l'acqua tantissima, adesso quello che c'è, ha detto, è solo un rimasuglio d'acqua di quello che c'era 50 anni fa. 50 anni fa andava giù 20 metri d'acqua lì dentro lì, invece adesso va giù mezzo metro d'acqua, già è tanto, viene giù dal nulla, perché viene giù dentro i contenitori delle montagne, l'acqua delle piogge di 37 anni fa, ha detto, circa. Ha fatto dei conti, dei geologi, idrologici, non lo so come si chiamano, quelli esperti. Però viene giù l'acqua delle piogge di 37 anni fa. Fra, adesso 25 anni, quant'è? Aspetta, adesso fammi fare un conto giusto, un po' approssimativo. È 15 anni che non piove più fatto bene, no? E tra 15 anni non c'è più niente in te i ruscelli, non c'è più niente, perché se va giù l'acqua di 37 anni fa, tra 15-20 anni non c'è più niente proprio, se non piove più. Però affidami, io mi affido a te, Gesù, vedi tu da ripristinare, da togliere tutta questa rubaccia chimica ante il cielo che ha fatto un casino, un patatracchi. Allora adesso io, prima che se fa notte del tutto, comincio a recitare rosario, già non mi vedi più te, allora accendo una pila, accendo una torcia. Accendo una torcia, dai. Accendo una pila qua, che mi è stata fatta da regalo da Manuel Trombetta, dal carissimo Manuel, grazie Manuel de sa pila chi, È il mio fan proprio affezionatissimo a me, e lo ringrazio tanto di avermi regalato sa pila. È senza caricatore, però c'è, se può mettere le batterie e a parte. Quindi, allora, fan puede? Ecco, vedi, niente non è, dai, la luce è poca, però niente non è. Niente non è, dai. Vabbè, adesso me cieca sa luce. Me cieca sa luce, aspetta lì te, Ecco. Oh, vedi che sono illuminato? Vedi, a posto, è uguale, Grazie Gesù che Manuel mi hai fatto donare sa pila. Dopo ho le torce a ma, e che me l'ha regalato uno, ricordo, Gabriele, l'ex militare. Ciao Gabriele, ti saluto, grazie della torcia. Poi Barbara, me l'ha regalata. Poi quelle ragazzette che me l'ha regalata col cuore, però è tutta rotta, non valeva niente quella pila, era tutta rotta. L'ho aperta, non c'era manco la lampadina. Poi ringrazio lo stesso, perché loro l'hanno fatto decore. Poi me l'ha regalata Cosoli, Riccardo, mi pare, Francesco e non mi ricordo più i nomi del preciso, però tutte torce manuali che io di solito in le mie produzioni video di sperimentazioni notturne, è tanto che non le fo più, però se Dio vuole le farò, uso solo la torcia sulla testa e anche la torcia quella lì per la mala uso, le uso queste torce, però e quelle lì le uso esclusivamente per farmi la luce in te la faccia, in modo che mi ripio, che così mi vedete pure in due che mi trovo. Allora, ringrazio a tutti coloro che hanno
mi hanno sostenuto, mi sosterranno, mi sostengono tuttora, anche se non se lo può ne permette da sostenermi per mezzo caffè al mese, tutti questi sistemi, per esempio il calendario, adesivi, controadesivi, portafoglio, perché il portafoglio di carta, adesso ce l'ho dentro la macchina, però il portafoglio di carta non l'hanno comprato nessuno. Però purtroppo quello non va, deve essere che non gliene frega nessuno, eppure azzurro, giallo, arancione, è una figata, eh. C'è il logo mio, però non a tutti piace. Allora, chi è che non si può permettere niente? L'unica cosa per contribuire e sostenermi, il mio operato, per sostenere a me, mio figlio, i miei genitori, la mia famiglia, il mio sistema di vita, per, come posso dire, per farmi campare un po' più decentemente, mi può sostenere guardando la durata del video mio. Ogni video, se uno dura nel tempo, investe guardando il video, investe nel tempo del video, allora quello fa monetizzare, fa sostenermi, me sostiene, perché sennò se uno lo vede a schiacciare le pubblicità non sostiene niente, i link, come te posso dire, per le visualizzazioni non te vuol di niente le visualizzazioni. YouTube ha cambiato il sistema, non è più le visualizzazioni che ti dà un sostegno, ma è il tempo in cui uno occupa e investe, la durata del tempo del video. Allora, detto questo, io mi accingo a lodare il creatore tramite l'intercessione di Madre Maria, Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi in questa mia ultima agonia, finché sono in questa dimensione verso la vita eterna. Grazie, grazie Gesù, Giuseppe, Maria. Allora, mi affido a Gesù tramite l'intercessione del cuore immacolato di Maria. Ti affido anche a te, eh? Se vuoi, recita questa arma potente, questo mitragliatore contro il demonio, contro i spiriti maligni, anche tu, per ottenere la pace, la gioia e la conversione del cuore, eh? Ecco. Ecco, ho cambiato batteria perché era finita quell'altra batteria. Quelle originali non dura niente. Fortuna, fortuna a Cosoli, a come si chiama? Quello di Milano che c'ha la FIA che si chiama Beatrice. Andrea, grazie Andrea dessa batteria di scorta, perché se non era per te, a st'ora mi durava un quarto d'ora il video. Pensa un po'. Fortuna Andrea che... Grazie a lui, grazie Andrea, che per merito tuo e me dura il video 5 ore la batteria. Pensa che roba, 5 ore. Allora, proteggiamoci con il rosario, affidiamoci a Gesù, che non sbagliamo mai, tramite l'intercessione di Mamma Maria, la donna pura, la donna veramente santa. La donna che ha testimoniato l'amore di Dio e ha accettato la chiamata di Dio. E ha detto a Dio, eccomi, sono la tua serva, sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi impariamo a dire sì, eccomi, come ha detto la Madonnina. Allora chiediamo intercessione allo Spirito Santo, oltre che Madre Maria, chiediamo allo Spirito Santo che scenda su ognuno di noi per trasformarci, per risanarci, per purificarci e per come posso dire, e per ripristinarci ad amare, affinché contribuiamo ognuno di noi ad un mondo di amore e di pace, collaboriamo tutti quanti ad un mondo di pace e di amore. Io adesso mi chiudo perché c'ho un freddo, non te dico, sta venendo un freddo incredibile. Oggi non è stato tanto freddo, invece ieri era freddissimo. Guarda, mentre c'è l'atmosfera di Castelfidardo dietro, ovviamente l'inquadratura è storta, però il treppiedi è tutto rotto, già niente non è cucino, niente non è, dai, si vede Castelfidardo, guarda, guarda che roba, c'è due buchi di luce, l'assunto il campanile, dopo te fa vedere quando scappa fuori quel buco lì, il secondo buco del campanile, guarda, adesso il zoom un attimo, no, dopo te lo fa vedere dopo, dai, te lo fa vedere dopo. Ecco, mi si era incastrato il rosario lì perché ovviamente ho tante maledizioni, tante magie, tanti malocchi, tante messe nere, tante sette sataniche che mi fanno le macumbe. Allora mi si intreccia il rosario, mi si incastra
e dopo succede un sacco di casini, un sacco di inciampi, mi succede un macello, mi succede per via di gente che mi invidia, mi manda i malocchi, le maledizioni, le cattiverie e tutto. Io per cui tutti i giorni, per proteggermi dai spiriti maligni mandatemi, allora tutti i giorni mi traglio ai spiriti maligni stessi che sono stati mandati da gente cattiva che mi invidia dentro questo corpo che è un contenitore della mia anima, che è un contenitore dell'anima mia. Allora mi traiamo ai spiriti maligni ogni giorno, così siamo protetti dalle pazzie, che non ci venisse le pazzie come ha fatto quel ragazzo in Ancona che ha coltellato il fio di un anno, l'ha coltellato, te pensa, ha coltellato il fio, un ragazzo che ha coltellato il fio, un ragazzo di 35 anni, un padre di famiglia, ha coltellato il fietto piccolo di un anno di vita e 50 volte in tel core, pensa che violenza, che schifo, che diavolo che c'era dentro di lui, c'aveva proprio al Lucifero in persona, al diavolaccio, porca miseria, che schifo. Dopo quell'altro padre ha sterminato la famiglia, ha sparato al figlio dei 5 anni, poi ha sparato alla moglie e poi si è sparato lui, forse perché in quel momento il demonio si era impossessato di lui, ammazzato a tutti, dopo tranne che lui, quando ha ammazzato a tutti si è reso conto, il demonio è uscito fuori e quello si è reso conto, ma che cavolo ho fatto, allora si è ammazzato pure lui. Che macello, dopo quell'altro padre si è buttato da sotto dal quinto piano, sal fio, l'ha ammazzato pure al fio, prima ha ammazzato la moglie e poi pure al fio, poi le donne che cagano e pisciano e abortiscono, cagano in tei cessi e parturiscono in tei cessi, ti rendi conto? Come si fa andare avanti così? Le donne, una donna parlando, che Catania è stata, una donna ha messo il fio, l'ha chiuso dentro una valigia, ha chiuso la cerniera e l'ha buttato dentro un cassonetto della Mondezza. Porca miseria, che donne scellerate. Dopo va a guardare la donna terrestre è una merda ormai. Cioè è bella, una creatura bellissima, ce n'è tante de donne, una meglio di un'altra esteriormente, ma dentro ormai il marciume è tantissimo, mica tutte le donne saranno marce, gli uomini perché? Pervertiti al massimo, drugati, posseduti, imbriachi, bestemmiatori incalliti, e fanno un macello contro le donne, danno i cazzotti in tei grembi delle donne per farle abortire, per mazzare il feto, pensa all'uomo, che schifo! Cosa come ci siamo ridotti? Come ci siamo ridotti? Che merda! Cos'è sta roba? Oh, fratello Vento, quanto batti? Io non so se dopo un tel video si sente, questi discorsi, Penso che il vento viene da là, devo mettere la videocamera così. Dopo non te posso far vedere l'atmosfera di Castelfidardo di notte. È un peccato, È un peccato. Eccomi qua, per laterale. Per laterale così il vento non batte in la videocamera, sennò è un casino. Vedi, se vede qualche lumicino lì di Osimo. La città di Osimo, Terpio. La città di Osimo, però non si vede niente, aspetta, Adesso ci devo andare a Osimo a fare un'opera notturna per farti vedere la città di notte, le luci apostatate dell'apostasia pure là. Le luci bianche ci vanno a mettere come l'Unieuro. Come l'Unieuro, come tanti centri commerciali, tutto bianco. Dopo chi è che c'è fatica se sguercia gli occhi, va a casa, vede tutto bianco. Che schifo, non nevica più, tocca vedere sempre bianco tutti i giorni. Sasse luci appostatate, metteteci le luci anni 80 dei centri storici, tutte colorate che dà il senso del calore, dell'amore, del Natale, no il senso di Satana. Che macello, che casì, non c'è una roba che va bene non c'è niente che va bene. Parte da noi se va bene, noi dobbiamo pensare la mattina, grazie, lode e gloria a te, mio Dio creatore, duomo di, durissimo di per giusto, mi affido a te, confido in te, sempre, ovunque e per sempre, te ne sono grato d'avermi creato dal nulla, per amore, d'avermi donato su pianeta perfetto, bellissimo, che l'uomo purtroppo ha trasformato in un inferno in terra, Niente, mi devo registrare così con il bisbio sottofondo del vento, adesso sta alzà,
E mica cambia il tempo, non cambia niente, cambia solo le scie chimiche che ha aumentate. E allora adesso sta a venire il vento che è mezzo incazzato, sa questi demoni che fanno queste rubacce in tel cielo. Anche se te non ci credi, a me non mi può fregare meno, tanto è così e basta. Allora, iniziamo. Vieni Spirito Santo, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre di poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Oh, è freddo un bel po'. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. O vieni, o Santo Spirito, per intercessione del cuore immacolato di Maria, a salvarci, a purificarci, a liberarci da questa schiavitù satanica che opprime le menti, i cuori imbastarditi e posseduti. Vieni presto in nostro aiuto, Spirito Santo, scendi in noi, trasformaci, illuminaci, guariscici da questo male totale. Oggi è sabato, oh. Oggi è sabato, eccola qui, sabato, mercoledì, sabato e domenica, i misteri della resurrezione e la gloria di Gesù e Maria, pensa, che bello, la resurrezione dalla morte, Gesù ha sconfitto i zombie. Allora, nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di Gesù dagli zombie. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dei morti e ora vi precede in Galilea. Frutto del mistero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Vedi? Il primo spirito maligno è uscito fuori, perché questa è una mitraia ai spiriti maligni, esce fuori tramite lo sbadiglio, perché nello sbadiglio c'è lo spirito maligno che fugge via dalla paura. Ave Maria, Padre nostro che sei nei cieli, lo ripeto, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Vedi, un altro è uscito fuori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Vedi quanti spiriti maligni mi sono usciti fuori da questo corpo, da questo contenitore dell'anima? Allora purifichiamoci. Ripuliamoci ogni giorno, col rosario e con le opere buone anche pratiche, non solo a parole, ma le parole, la lingua, la bocca serve non solo a mangiare, ma anche a lodare, a ringraziare, a essere grati al Creatore. Grazie Creatore mio Dio fatto uomo in Gesù, che sei venuto su sta terra per salvarci e ti sei sacrificato per noi. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Poi Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Vedi, Nantro, quanti spiriti maligni mi stati mandati? E nammi se, e più sbadio, più dopo mi libero. Sto meglio, mi sento meglio. Te dirai, la pressurizzazione corporea. No, non è la pressurizzazione corporea. Perché prima parlavo, mica mi sono sbadiato mai. Quando ho cominciato a impugnare l'arma contro i demoni, allora sbadio tutto un continuo, e questo significa che i demoni e i spiriti maligni che mi sono stati mandati. Nel terzo mistero
della gloria si contempla la discesa, guarda, la discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh! Cos'è? Si sposta tutto un continuo quello. Oh! Cos'è sta roba, quella roba lì? Oh? Eh? Guarda un po'. La farò, vedi? Non si vede niente, oh! Non si vede niente perché purtroppo è compromesso e l'obiettivo già è compromesso perché ho ripreso il sole più volte. Sta videocamera ormai è compromessa. Anche questa, oh! Anche questa, è un peccato, eh! Però si vede un oggetto che... Una miseria! Non è stabile, è instabile, fa cuscifa. Cuscifa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. Una miseria. Aspetta, aspetta, adesso lo devo far vedere. Voglio vedere. Si vede? Una miseria, non, mica si vede. Non si vede niente dalla videocamera, oh. Una miseria. È instabile, non sta sempre fermo lì. Ma tu guarda che roba! Peccato che c'è una videocamera che non... proprio niente, eh! Niente, niente, non fa niente! Che sfortuna! È proprio va zig zag, oh! Va zig zag con la luce! Se riuscivo a riprenderla quella faccenda lì, a st'ora, andava ante i video dell'ufologia. Dell'ufologia nazionale, il presidente mi contattava a st'ora per dirmi cosa hai visto a st'ora. Invece non posso ripiagnare perché non piagnè questa videocamera lì. Pazienza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh, sarà il demonio proprio coi suoi angeli demoniaci infernali che va zig zag, perché è il dio delle mosche e delle zinze. E poi oltretutto i velivoli del demonio, e siccome
c'hanno il, come posso dire, il quello lì per evitare, per evitare la collisione, no? L'anticollisionale, e dentro, dentro le loro navi hanno l'anticollisione. Quando si spostano dentro le cavità rocciose sottoterra, dall'inferno scappano fuori e escono fuori all'Etna, oppure al Vesuvio, oppure in altri vulcani, scappano fuori da sottoterra, hanno l'anticollisione e va zig zag, capito? Dentro la nave e tu, e loro stanno... stanno immobili, non è che si spostano e basta che si sposta così una virata improvvisa, perché loro hanno una gravità propria dentro l'abitacolo, hanno una gravità propria, e anche se si sposta, anche se si sposta il velivolo velocissimo, dentro sono stabili, non è che si spostano come le palline, te metti una pallina, apri una vasca, metti dentro una pallina, fai così, le palline si sposta un macello fa, invece lì si spostano così proprio. L'anticollisione c'hanno, che vanno come zig zag, come le mosche in te un lampadario di una luce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Oh, so, nel quarto o nel terzo? Vedi? Una miseria. Prima non l'ho detto, nel terzo, vedi? Vedi? Il male, il peccato sempre più dilaga. Allora ti leggo il terzo. La discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo e apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh, quell'affare va zig zag, non c'è niente da fa. Guarda che roba, oh. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Non è manco un effetto ottico, perché l'ho visto sia dal buio sia dalla luce. Pensavo che era la luce che mi faceva i riflessi, allora è un effetto ottico che va zigzag, ma va zigzag veramente. Però siccome è molto lontano, la luce è fiocca e la videocamera non riesce a riprenderlo. Che peccato, peccato, se no te lo facevo vedere. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Benedetta sei tu, Maria, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore del mio del nostro popolo. Sii sempre benedetta dall'Onnipotente Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso l'ultima decina di rosario. Nel quinto mistero della gloria della resurrezione si contempla l'incoronazione di Maria al cielo. Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Pensa, oh, l'ha incoronata regina, l'ha incoronata Dio alla Madonna, regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Vedi? L'ultimo spirito maligno, spero, che è uscito. Cioè, spero tutti, che uscissero tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, pia, dolce Vergine Maria. A te un Padre ave gloria per la protezione del Papa, per la protezione di ognuno di noi, per te che mi stai a guardare. E per me che sto a parlare, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso le litanie, Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del Celeste che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Grazia Divina, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre senza colpa, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi.
rifugio di peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del Santo Rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, oh Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, concede a noi, tuoi figli, una continua salute di corpo e di spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso ti chiedo, Gesù, la tua benedizione particolare sopra ognuno di noi, sopra di me, sopra di te che mi stai a guardare. Gesù, per intercessione di Madre Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode, ci benedica e ci custodisca e ci protegga dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Grazie Gesù. Anche di questa giornata che è giunta al termine, che si sta terminando in questa notte, ancora una volta è notte. E quando ritornerà Gesù dalle nuvole del cielo, che i cieli si rotoleranno e non ci sarà più, e ci sarà nuovi cieli e nuova terra, il mare non ci sarà più, i cieli si arrotoleranno come un rotolo, un foglio di carta, si sentirà un grandissimo boato. E dopo la terra sarà purificata col fuoco, purificata, risanata. Il pianeta Terra sarà purificato col fuoco. La fusione nucleare dell'amore. Pensa, grazie Dio nostro creatore fatto uomo in Gesù. Amen. Ciao. Te ende. Fine.